Il 3 febbraio, il giorno dopo la Candelora, è la festa di San Biagio, appuntamento molto atteso e caro per la città di Lanciano. In questa data, infatti, il calendario cristiano ricorda la figura del santo. Si sa che fu medico e vescovo di Sebaste in Armenia e che il suo martirio è avvenuto durante le persecuzioni dei cristiani. Catturato dai romani, fu picchiato e scorticato vivo con dei pettini di ferro, quelli che venivano usati per cardare la lana. Infine fu decapitato per aver rifiutato di abiurare la propria fede in Cristo. Si tratta di un santo conosciuto e venerato tanto in Occidente quanto in Oriente. Nella sua città natale, dove svolse il suo ministero vescovile, si narra che operò numerosi miracoli, tra gli altri quello per cui è conosciuto, ovvero la guarigione, avvenuta durante il periodo della sua prigionia, di un ragazzo da una lisca di pesce conficcata nella trachea. Tutt'oggi, infatti, il santo lo si invoca per i mali alla gola. San Biagio fa parte dei 14 cosiddetti santi ausiliatori, ossia quei santi invocati per la guarigione di mali particolari. Venerato in moltissime città e località italiane, delle quali di molte anche il santo patrono, viene festeggiato appunto per tutto il 3 febbraio. È tradizione secolare la speciale benedizione alle gole dei fedeli, impartita con dell'olio benedetto. A Lanciano per tutta la giornata i devoti si recano nell'antica chiesa a lui dedicata nel quartiere di Lanciano Vecchia e dopo una paziente attesa ricevono la benedizione e l'unzione della gola. Don Michele Di Lorenzo, ma quanta folla per una fortissima devozione verso San Biagio. Sì, ma non bisogna mica stupirsi, perché nell'animo umano, malgrado quello che si dice, non si può spegnere il senso del trascendente, la dimensione del sacrale, ma soprattutto l'aspirazione a ciò che è mistero, che non significa una verità non conoscibile, ma una verità conoscibile, conosciuta e così affascinante davanti alla quale noi sentiamo il bisogno di stupirci.